Il nostro programma oggi è abbastanza denso perché abbiamo quattro curricula magistrali che presenteremo, due dei quali hanno il doppio titolo, quindi sarà un percorso che ci porterà attraverso varie tappe. Allora, ho messo come schermo del nostro incontro la pagina sul sito del Dipartimento con l'offerta formativa delle lauree magistrali. Quindi è innanzitutto un modo per. Qui li troviamo tutte quante le nostre lauree magistrali, quindi io seguirò un ordine, diciamo, alfabetico, ma in realtà del codice della laurea. Quindi la prima laurea che presenteremo sarà la LM14, la laurea di italianistica, di cui ci parlerà il professor Crimi, che invito qui al mio fianco. Il professor Crimi non ha PowerPoint, quindi ci parlerà tranquillamente. Buongiorno a tutti. Quanti studenti ci sono? Nessuno, quindi stiamo facendo una presentazione con pochi studenti, ma ci sono alcuni studenti. Perfetto. Buongiorno a tutti. Dunque, la laurea LM14, di cui sono coordinatore, appunto laurea in italianistica, si articola in 2 anni. È una laurea di cui andiamo piuttosto fieri perché recentemente ha avuto anche una valutazione positiva da parte del Ministero. Come dicevo, io sono coordinatore della laurea e tutor insieme alla collega Anna Pecoretti. È una laurea che, dicevo, si articola in 2 anni e in quest'ultimo periodo ha avuto un ampliamento dell'offerta formativa. Abbiamo inserito una serie di insegnamenti che dessero, diciamo, un aspetto più ampio possibile della laurea, insomma, che si occupasse di temi più ampi possibili all'interno della letteratura italiana, con l'inserimento della letteratura italiana del Medioevo, letteratura italiana del Rinascimento, insieme ad altre letterature, e un insegnamento introdotto di recente, letteratura di arte, memoria e viaggio. Di che cosa si occupa, meglio, quali sono gli obiettivi di questa laurea? È una laurea che ha come obiettivi principali, diciamo, la formazione di competenze relative alla critica letteraria, alla linguistica e alla filologia, quindi questi tre aspetti principali, tre aspetti in cui appunto insistono gli insegnamenti. La laurea LM14 offre naturalmente una serie di sbocchi in ambiti professionali quali l'editoria, per esempio case editrici, nella conservazione del patrimonio librario, ma in generale appunto presso istituzioni, beni culturali, sovrintendenze, biblioteche. Alcuni nostri tirocini, ad esempio, permettono la fruizione di alcune biblioteche, come per esempio l'Angelica, la Fondazione Caetani, insomma, sedi piuttosto prestigiose all'interno delle quali gli studenti cominciano ad avere una confidenza, certa confidenza con il mondo del lavoro. Dicevo appunto, la LM14 si presenta come una laurea che offre un accesso ai dottorati di ricerca, ai corsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie e a master di secondo livello. Ho citato in apertura la presenza dei tutor, la presenza dei tutor che naturalmente per tutte le lauree è essenziale. Anche nel nostro caso, appunto, la collega Pecoretti ed io offriamo agli studenti tutti gli strumenti possibili affinché appunto un piano di studi venga compilato. Il piano di studio, vi ricordo, viene compilato online, piano di studio che viene compilato in funzione anche dell'insegnamento delle scuole secondarie. Quindi, diciamo, secondo i requisiti richiesti dal Ministero dell'Università e della ricerca. E naturalmente gli insegnamenti che vengono introdotti sono funzionali anche al PEF24, quindi lo studente che compila insieme al docente il piano di studi avrà come prospettiva, anche come possibile appunto, prospettiva di lavoro, l'insegnamento.
Dicevo appunto, il tutorato è fondamentale anche per l'orientamento degli stage, tirocini e laboratori, che sono una prima occasione per gli studenti per prendere confidenza con il mondo del lavoro. A questo proposito appunto è essenziale che gli studenti si documentino anche attraverso l'ausilio della segreteria. Noi abbiamo naturalmente due persone estremamente valide come Nora Rosati e Alessia Ceffoli, che assistono gli studenti per qualsiasi dubbio di natura tecnica o burocratica. Bene, anche attraverso appunto l'iniziativa delle colleghe, gli studenti sono indirizzati verso i tirocini. Altro aspetto in cui insistiamo molto e cui consigliamo agli studenti è l'internalizzazione. L'LM14 prevede ad esempio l'utilizzo dell'Erasmus Plus, almeno nel primo anno. Insomma, in genere consigliamo agli studenti di usufruire di questa iniziativa nel primo anno, e permette appunto un'internazionalizzazione. Ricordo che all'inizio, insomma, come all'inizio del percorso, sarebbe prevista la conoscenza di una lingua straniera livello B2. Quindi, diciamo, è un requisito d'accesso. Per accedere all'LM14 sono appunto presenti una serie di requisiti che vengono valutati appunto dai tutori, e una volta appunto che lo studente è in possesso dei requisiti, diciamo, segue il percorso tradizionale attraverso la segreteria, dopodiché dialoga col tutor e compila il piano di studio. Ma per venire a questioni molto più pratiche, quali sono gli obiettivi diciamo, che cerca di conseguire questa laurea? Sono obiettivi appunto che mirano a formare persone con notevoli capacità critiche, diciamo, all'interno della critica letteraria, della linguistica e della filologia, che permetterà a loro di muoversi all'interno del mondo del lavoro, ad esempio come dialoghisti, come parolieri, come redattori di testi per pubblicità o di testi tecnici, linguisti e filologi, revisori di testi, archivisti e bibliotecari. Molti dei nostri laureati hanno lavorato presso prestigiose case editrici o lavorano all'interno appunto di società editoriali, e con le quali tra l'altro appunto dicevo abbiamo convenzioni. All'interno appunto di questa laurea, dicevo, è possibile accedere al corso del dottorato di ricerca. In passato abbiamo presentato una serie di iniziative appunto rivolte agli studenti, e a testimonianza appunto della validità dell'LM14 abbiamo portato una serie di studenti appunto che hanno continuato il percorso non soltanto all'interno di Roma 3 naturalmente, ma anche all'interno di altri atenei. Dottorato di ricerca e insegnamento, ma anche appunto lavoro all'interno di prestigiose biblioteche e archivi. Diciamo che per chiudere, si tratta di una laurea che cerca di guardare alla contemporaneità. Abbiamo detto sì che si occupa, una laurea che si occupa di letteratura medievale e rinascimentale, ma ha un occhio, uno sguardo particolarmente attento alla contemporaneità, quindi insomma ai nuovi linguaggi, ai linguaggi che continuamente mutano. E proprio in questa prospettiva appunto vanno valutati gli inserimenti dei nuovi insegnamenti. Lascio la parola ad Andrea Rossi, che è uno studente tutor, borsista, che ha aiutato il sottoscritto e la collega Anna Pecoretti all'interno della redazione dei piani di studio nell'ultimo anno. Si è dimostrato particolarmente abile e capace nel appunto seguire i suoi colleghi, e ha rappresentato per loro una sorta di fratello maggiore. Adesso gli cederei la parola e gli chiederei di illustrare la sua esperienza come studente appunto all'interno di questi anni, anche se Andrea non ha completato il percorso, però sicuramente può offrirci una testimonianza preziosa. Grazie. Allora sì, anche se non ha completato il percorso, comunque sono quasi alla fine, quindi ho sviluppato, diciamo, un'idea abbastanza complessiva della magistrale di italianistica. Devo dire che i due aspetti che più mi hanno affascinato
della magistrale rispetto alla triennale sono prima di tutto il fatto che a differenza della triennale i corsi della magistrale sono corsi soprattutto monografici in cui si approfondisce un argomento, un autore, un tema, un movimento letterario e ne si parla in maniera diciamo, esauriente. E a differenza invece della triennale, dove nella maggior parte dei casi ci sono dei corsi che sono molto più, diciamo, che trattano gli argomenti in maniera più superficiale, per dare un'idea, diciamo, più di insieme come obiettivo. E poi il secondo aspetto che mi ha molto affascinato della magistrale è il fatto che il professore nel corso delle lezioni, oltre a insegnare l'argomento del corso, spinge gli studenti al dibattito, alla riflessione degli argomenti trattati, anche la messa in discussione di quel che viene spiegato, perché penso che l'obiettivo dell'insegnante all'interno di un corso di magistrale è quello proprio di sviluppare la capacità critica dello studente e di non accettare semplicemente in maniera passiva l'informazione che riceve nel corso delle lezioni, ma proprio quindi metterle in discussione e sviluppare quindi una propria idea su quel che viene spiegato. E infine vorrei dire qualcosa diciamo, a proposito delle lezioni via telematica, perché io comunque, cioè la mia esperienza personale è stata in parte a distanza, poiché il primo anno di magistrale l'ho passato diciamo, soprattutto a casa, poiché le lezioni in presenza non erano molte. E devo dire che nonostante diciamo, l'efficacia dei mezzi che hanno sostituito la lezione in presenza, questo elemento del dibattito è stato reso un po' difficile. Quindi quello che consiglio, esorto a fare per gli studenti che si iscriveranno adesso alla magistrale è quello di essere più possibile presenti e quindi seguire le lezioni in presenza, così da poter usufruire, sfruttare le lezioni universitarie appieno. Grazie. Allora, grazie Andrea, che ha appunto evidenziato uno dei punti fondamentali di questa laurea magistrale, cioè la capacità di far sì che lo studente sviluppi una propria capacità critica sul mondo appunto della critica letteraria, della filologia e della linguistica. Vi ringrazio. Ringraziamo il professor Crimi per la presentazione della LM14 in italianistica e passerei subito la parola al professor De Nonno per la presentazione invece della LM15 in filologia, letterature e storia dell'antichità. No, questo è didattica. Aspetta, sarà la nostra gara. No, sta sempre là, sotto non si vedono i titoli. Scusate un attimo, ho avuto la brillante idea di servirmi di un piccolo PowerPoint per riassumere. Mettiamolo in tutto schermo. Ecco qua, aspetta, sì, benissimo. Dunque, allora, questa è la laurea magistrale cosiddetta LM15, che si chiama appunto Filologia, Letteratura e Storia dell'Antichità. È una laurea sostanzialmente in lettere classiche, diciamo, che si propone in qualche modo di proseguire, diciamo, di perfezionare un percorso per coloro che hanno già iniziato nella triennale
in questa o in altre università a seguire un curriculum, diciamo, antichistico, di lettere classiche, ma vuole essere interessante anche per coloro che magari hanno seguito dei percorsi non immediatamente etichettati come lettere classiche nel triennio, ma che abbiano scoperto in itinere interessi, diciamo, nei confronti di queste materie. Va bene, la prima slide riguarda problemi di motivazione, naturalmente. Oggi, è chiaro, la motivazione è l'elemento fondamentale. Allora, sicuramente nomi come Ettore, Ulisse, Medea, Edipo, Catullo, Lucrezio e Virgilio sono tuttora al centro della nostra attenzione, anche perché sono ripresi dalla psicanalisi, li sentiamo vicini e dobbiamo imparare anzi ad allontanarcene un po', perché lo sguardo storico, diciamo, nei confronti di queste testimonianze deve avere un certo, come dire, deve prendere un po' le distanze anche da questi autori così lontani. Ecco, le quattro cose che a noi sembra che possano interessare, appunto, riguardano l'ambito della testualità. Questi testi sono stati scritti più di 2000 anni fa, eppure ci sono pervenuti attraverso un percorso, un percorso millenario che evidentemente è servito per li ha valorizzati, li ha utilizzati nella storia del nostro Occidente. Sono dei testi che commentano e vanno a integrarsi con i monumenti nei quali noi viviamo. Qui siamo a Roma, c'è il Colosseo, il Pantheon, l'Adrianeum, la Piazza di Pietra. Siamo attorniati, diciamo così, da realtà che riguardano il mondo classico. E sono parte della nostra storia, si riflettono nella nostra contemporaneità. E infine, per un miracolo straordinario, ci sono pervenuti nella loro forma originaria che è alle radici del nostro stesso linguaggio, il latino ma anche il greco, diciamo così, sono profondamente innervati, diciamo, la nostra competenza linguistica si nutre dal punto di vista semantico, dal punto di vista etimologico, dal punto di vista sintattico, diciamo così, di una continuità straordinaria che va riscoperta ed è il motivo per cui si tratta di materie alle quali ancora la scuola presta un'attenzione non piccola, diciamo. Dunque, la dialettica che è al centro di chi si interessa di filologia, letteratura e storia dell'antichità è la dialettica tra documento e monumento. Sono documenti e sono monumenti. Abbiamo due curriculum, un curriculum standard e un curriculum che poi sono simili ma si profilano diversamente dal punto di vista della utilizzazione, curriculum standard e il curriculum internazionale, di cui dirà una parola la professoressa Fabiani, che consente di acquisire un doppio titolo, l'European Master in Classical Culture, una cooperazione di 13 università europee finanziata dall'Unione Europea, proprio per creare un titolo che sia valido, diciamo, di volta in volta in più paesi d'Europa. Filologia, storia, linguistica, letteratura. Fonti scritte, fonti letterarie, ma anche fonti documentarie, epigrafi, documenti, papiri, tutto ciò che riguarda, diciamo così, questo straordinario mondo lontano da noi eppure così presente. Fonti figurative, perché anche chi ha fatto studi di archeologia o chi si interessi a studi di archeologia potrà, come dire, utilizzare le sue competenze nell'ambito di questo percorso. E fonti materiali, oggetti, tutto ciò che riguarda, come dire, il lascito, Tutti si interessano tanto alle tombe dei faraoni, di cui noi, come dire, con i loro geroglifici, diciamo così, ma insomma in latino e greco c'è altrettanto, se non di più. Prospettive. Si forma un professionista nella trasmissione delle conoscenze. Oggi siamo in è molto fluido, diciamo così, il concetto del rapporto con il mondo del lavoro, siamo in una società che è in continua evoluzione, ma ci sarà bisogno di persone capaci di trasmettere le conoscenze.
E studiare queste materie, studiare questi temi, studiare questi contenuti consente di acquisire uno spessore che poi può essere speso nell'ambito della trasmissione delle conoscenze. Insegnamento, pubblicistica specializzata e di divulgazione, eventi culturali, perché no, organizzazione e gestione, molti dei nostri tirocini anche aiutano a entrare in questo mondo, e ricerca, certo ricerca, perché è possibile con una buona laurea conseguita in questo settore si apre la strada a molti dottorati di ricerca, tra cui anche a quello presente nella nostra università. Per accedere bisogna avere dei requisiti, requisiti che, come dire, si riferiscono alla presenza di basi in qualche maniera tali sulle quali poter costruire una evoluzione specialistica, diciamo così. Qui io vi ho elencato, quelli sono gli i settori nell'ambito dei quali si osserva, diciamo, se vi sono 60 crediti nel percorso triennale. È un ambito molto largo, non è difficile naturalmente avere questi requisiti. Ovviamente il punto sensibile per chi si interessa, diciamo così, ad uno sbocco di questo tipo è acquisire una qualche competenza, diciamo così, sufficiente da poter costruire qualche cosa sopra delle lingue classiche. Quindi tra questi 60 crediti, 12 sono riservati alla lingua e letteratura greca, 12 alla lingua e letteratura latina e 12 complessivamente alle storie antiche. Ci sembrava il minimo indispensabile per poter costruire qualche cosa. Se qualcuno segue i curricula modernistici, diciamo così, ma tuttavia non si vuole lasciare sfuggire la possibilità di questo tipo di sviluppo, magari può utilizzare gli insegnamenti a scelta dello studente, che sono ben 24 crediti nei nostri curricula, per prefigurarsi una possibilità anche in questo senso, che poi potrà essere sviluppata in itinere. C'è poi il requisito del B2 della lingua veicolare straniera, di cui i nostri studenti ormai sono abbastanza a conoscenza, ma che è possibile conseguire nel corso del triennio attraverso i percorsi del centro linguistico d'Ateneo. Come si può riassumere, diciamo, perché uno si dovrebbe iscrivere alla LM15 e in particolare a Roma 3? Beh, qui a sinistra c'è l'elenco degli ambiti, delle materie, diciamo, quelle che una volta si chiamavano le materie, che mi pare abbastanza eloquente, non lo sto a ripetere perché dobbiamo stringere un po' coi tempi. Vedete che si va dall'antichità al medioevo, al tardo antico, che è un elemento per noi molto importante, l'ambito anche cristianistico, che consente, diciamo così, di lavorare molto approfonditamente sulla transizione tra l'antico, il tardo antico e quel che viene dopo, civiltà bizantina, lingua e letteratura latina medievale umanistica. Cioè vedete che sono tutti ambiti, diciamo così, che consentono di costruire delle fisarmoniche di percorsi molto anche personalizzati. Libertà di percorso più solidità di formazione. Questo è il punto centrale, diciamo, no? Laurearsi in lettere classiche a Roma 3 assicura 3 più 2, perché è chiaro che non è che uno improvvisamente decide di fare la magistrale in letteratura, filologia e storia delle antichità senza aver fatto niente. Ci vuole un presupposto, diciamo così. Un percorso completo ai fini degli sbocchi professionali, perché voi avrete tutti i crediti che vi servono per fare qualsiasi cosa, per esempio nell'insegnamento, flessibile in rapporto agli interessi del singolo studente o studentessa, di alto profilo, questo mi permetterete di dirlo, grazie alla qualità di docenti e ricercatori. Il Dipartimento ha operato il reclutamento di alto livello di giovani studiosi, alcuni dei quali sono presenti qui in aula, credo di poter dire che non ha molti paragoni, diciamo, in realtà anche più, come dire, più pubblicizzate, e infine internazionale, grazie alla presenza di questo curriculum di cui vi parlavo prima, con titolo congiunto. Qui non so leggere naturalmente, questo è, come dire, il regolamento, come sono organizzati i percorsi,
Però vedete che già dagli insegnamenti caratterizzanti voi avete una indicazione nel senso della flessibilità. Cioè non ci sono esami, cioè sono circoscritti gli esami obbligatori. Chi ha più interessi per l'aspetto della cultura materiale potrà scegliere maggiormente insegnamenti archeologici, chi ha interessi per la cultura letteraria potrà scegliere insegnamenti letterario-filologici, chi ha interessi per il tardo antico potrà trovare soddisfazione in questo senso. Sono sia già negli insegnamenti caratterizzanti, ancor più negli insegnamenti cosiddetti affini e integrativi, dove vedete che c'è un'amplissima possibilità di scelta, non siete obbligati a fare niente, insieme con il tutore, diciamo così, vi sceglierete il vostro percorso, altamente qualificato, e ancora di più per le altre attività, perché ci sono ancora 12 crediti totalmente riservati alla scelta dello studente, sui 120 complessivi, il 10%, diciamo, se poi si considerano che la tesi vale 30 crediti, sono ancora di più. In più ci sono tante attività. Qui ho fatto un brevissimo elenco. Teniamo un ciclo di seminari di antichistica da novembre a maggio, in cui invitiamo docenti di tutta Italia, diciamo, e anche stranieri, a raccontare le ricerche che stanno facendo. Abbiamo un laboratorio informatico per gli studi di antichistica, che consente di acquisire crediti specifici anche in questo ambito. Abbiamo un laboratorio di traduzione di testi cristiani, è molto ricca la presenza di esercitazioni, soprattutto in campo epigrafico, calchi di epigrafi, lavori sul campo, diciamo così, visite a biblioteche di conservazione di manoscritti. Giovedì andiamo alla Laurenziana con un gruppo di studenti a vedere manoscritti di autori classici greci e papiri alla Laurenziana, grazie ai contatti che abbiamo con queste grandi biblioteche di conservazione, escursioni didattiche che facciamo molto volentieri, che spesso si concludono in momenti conviviali anche piacevoli, e infine, ma ci sarebbe dell'altro, lo stage di didattica della ricerca, che rientra tradizionalmente nelle attività del dottorato, in cui i dottorandi, ma possono venire anche gli studenti della magistrale, raccontano le cose che stanno facendo. In sostanza, dunque, se mi permettete un approccio di tipo pubblicitario, si tratta di una laurea veramente con valore aggiunto. Massima qualificazione, numeri sostenibili, i nostri numeri non sono enormi, questo chiaramente per noi è motivo di dispiacere da una parte, però anche della possibilità di poter dare molto nell'interscambio con gli studenti, un ottimo rapporto appunto tra docenti e studenti grazie alla messa in campo di un tutorato quotidiano, diciamo così, attraverso il colloquio, attraverso l'interlocuzione, attraverso tutte le forme possibili di coinvolgimento. Ecco, questo è più o meno il panegirico che volevo fare all'inizio. Adesso allora direi che adesso possiamo chiudere PowerPoint e dare la parola alla professoressa Fabiani, perché come spiegava il professor De Nonno, la LM15 è una delle due lauree in cui sono incardinati doppi titoli nella nostra offerta formativa. Quindi intanto do la parola alla professoressa Fabiani, che ci parlerà dell'IMCC, e io nel frattempo preparo il PowerPoint. Oppure lo vuoi condividere tu, Roberta? Sì, perché è aggiornato, non so se tu hai l'ultima versione. Sì, sì, forse... ho l'ultima versione. Ah, va bene, magari lo gestisco, però io, va bene Massimo? No, metto io. Ah, va bene. Allora intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi in aula, scusate se mi collego da lontano ma non mi trovo a Roma, sono a proposito di internazionalizzazione, sono in Germania. E dunque, il nostro doppio titolo magistrale European Master in Classical Culture si affianca, è una delle possibilità per chi si iscrive alla LM15, alla laurea in filologia, letteratura e storia dell'antichità a Roma 3. E si tratta di un doppio titolo magistrale, se puoi scorrere Massimo, vuol dire che in pratica si tratta di una laurea magistrale europea che conferisce un doppio titolo di laurea. Ancora un click.
E qui vedete l'elenco delle università coinvolte, sono in realtà 14, devo correggere il professor De Nonno, mi scuso, in 9 diversi paesi europei, li vedete elencate, 3 sono in Italia, ovviamente le 3 italiane insomma, non interessano in questo momento, sono, diciamo, abbiamo partner invece in Spagna, in Francia, in Germania, in Polonia, in Grecia, a Cipro e in Turchia e in Slovenia, a Lubiana. È questa l'università nuova che si è aggiunta al gruppo. Se puoi ancora scorrere Massimo, vediamo un po' che cosa succede, diciamo, a chi sceglie questo percorso. Lo studente si iscrive in una università, nel nostro caso a Roma 3, che viene chiamata la Home University, e seleziona a suo piacere tra le università consorziate, perché avete visto quelle sulla mappa sono università che si sono accordate tra loro per proprio erogare doppi titoli, per conferire doppi titoli, seleziona una università di suo interesse che chiameremo partner university. Teoricamente potrebbe sceglierne anche 2, ma diciamo finora non si è mai data questa opzione. Al termine del percorso entrambe le università rilasciano allo studente un diploma di laurea, quindi l'Università Roma 3 è quella che sarà scelta dallo studente interessato. Per ricevere questo secondo titolo di laurea, lo studente deve far fronte ad alcune richieste: studiare in quell'università per almeno un semestre, quindi un semestre obbligatorio, ma potrebbe stare anche più a lungo se ha piacere, e sostenere esami per almeno 30 crediti. Al termine del percorso poi la tesi di laurea ha un doppio correlatore, uno in ciascuna delle 2 università. Ancora un passo avanti Massimo, gli studenti che si immettono nel percorso IMCC hanno diciamo questo vantaggio, devo dire, quello di essere seguiti, tutorati molto da vicino da un tutore in entrambe le università, sia in partenza che nella partner university, perché bisogna costruire un piano di studi naturalmente adeguato. Uno studente dell'Università Roma 3 che insomma si iscrive all'IMCC di fatto segue più o meno il percorso che il professor De Nonno ha già illustrato, con una principale differenza: deve sostenere esami in tutte e 3 le principali branche dell'antichistica, quindi in lingue e letterature classiche, in storia antica, ma anche in discipline archeologiche per almeno 12 crediti. Quindi questa è la differenza principale. Ci sono ulteriori peculiarità che rappresentano il percorso. È richiesta la partecipazione dello studente ad alcune iniziative dell'IMCC. Per esempio la partecipazione alla Summer School o Block Seminar, che ha luogo ogni 2 anni, in cui poi lo studente deve presentare in lingua straniera una parte del suo lavoro di tesi di laurea magistrale. Ci stiamo per incontrare alla Summer School a Toulouse, inizierà il 21 prossimo, quindi qui avete nella fotografia in alto una foto di gruppo della Summer School che si è svolta a Roma, e adesso andiamo a farne un'altra. Purtroppo doveva essere l'anno scorso, ma la pandemia l'ha fatta rinviare. Poi c'è richiesta la partecipazione alle cosiddette IMCC Lectures, quindi delle lezioni tenute da un docente delle 14 università online in gennaio, e poi agli IMCC Dialogues, cioè degli incontri di discussione su temi di ricerca dei docenti coinvolti nella rete, che così si scambiano opinioni e temi di ricerca, cioè discussione, c'è cioè dibattito su questi. Ecco, queste sono le richieste. L'accesso all'IMCC avviene rispondendo a un bando annuale. I prerequisiti indispensabili sono che lo studente dimostri di avere un buon curriculum triennale, deve ovviamente avere i prerequisiti necessari all'iscrizione all'M15, quelli che ha illustrato poco fa il professor De Nonno, su cui non torno, occorre una buona conoscenza della lingua inglese, ma come avete sentito questo è richiesto anche agli studenti ordinari, ma serve chiaramente una buona conoscenza della lingua parlata nel paese in cui si intende andare a studiare, e nel momento in cui ci si iscrive è richiesto di certificare il livello A2 della lingua di quel paese, spagnolo, tedesco, francese,
ma poi lo studente dovrà aver raggiunto il livello B1 nel momento in cui effettivamente inizierà il periodo di studio all'estero. Di solito è nel terzo semestre, cioè all'inizio del secondo anno del percorso magistrale. Si tratta di un percorso che ha un costo, perché occorre un costo, diciamo, umano, nel senso che occorre imparare delle lingue straniere, ma anche porta dei vantaggi. Due titoli di laurea spendibili in due diversi paesi europei, l'ottima padronanza di almeno una lingua straniera, l'inglese, ma direi più spesso due, quindi poi il tedesco, lo spagnolo, il francese, una solida formazione internazionale nell'ambito dell'antichità classica. Gli studenti che studiano in due paesi imparano a conoscere le tradizioni di studio di due differenti paesi, quindi allargano la loro ottica, e questo permette di creare poi anche una rete di relazioni umane e scientifiche che di solito per esperienza sono di lunga durata, ci si porta dietro, e poi chiaramente l'esperienza internazionale sempre porta una forte crescita individuale. Quindi un percorso fortemente, diciamo, consigliato dalla sottoscritta, ma sono poi, ecco, qui concludo la mia presentazione, e se avete domande o richieste possono essermi inoltrate anche via mail, o insomma possiamo incontrarci su Teams e parlare di tutto. Avete diversi modi per ricavare ulteriori informazioni, c'è un sito web dell'IMCC, c'è un sito web del Dipartimento e ci sono anche dei filmati informativi con un'esperienza di una nostra studentessa sul canale YouTube del Dipartimento. E concludo qua. Allora, ringraziamo la professoressa Fabiani per la sua presentazione e darei la parola allora a Chiara Di Paolo, che invece è una studentessa, quasi ex studentessa, diciamo, sia della LM15 che del percorso IMCC. Prego, Chiara. Buongiorno, sì, io seguo il percorso di laurea magistrale in filologia classica con curriculum internazionale, l'ho fatto a Münster, una delle 14 università che ha presentato la professoressa Fabiani, e per oggi mi concentrerò solamente sul percorso di laurea magistrale in filologia classica. I punti forti di questo percorso di laurea, a mio parere, sono in parte già stati nominati dal professor De Nonno, e il primo che vorrei sottolineare è la grande possibilità di spaziare nel piano di studi, perché io sono molto monotematica e mi sono fermata al Medioevo, però si può andare anche molto più avanti tranquillamente se si hanno questi tipi di interessi, ma soprattutto avendo anche fatto le MCC, ma l'avrei fatto in ogni caso, ho avuto la possibilità anche di svolgere degli esami di archeologia e di fare esperienze sul campo e imparare per esempio a fare i calchi grazie alla professoressa Fabiani, ma sono andata a vedere anche i Musei Capitolini con il professor Porena in epigrafia latina e molte altre escursioni che hanno portato il lavoro che si fa in università direttamente sul campo, quindi non è solamente uno studio dei testi e basta. Oltre questo, secondo me la grande, insomma, ciò che c'è di più bello qui è appunto il fatto che siamo un numero contenuto, che come dice il professor De Nonno, da una parte è un peccato, però in realtà è anche una cosa molto bella perché siamo sempre seguiti molto da vicino. Io vengo da un liceo molto piccolo, quindi non mi aspettavo assolutamente questo rapporto con i professori, invece sono stata molto piacevolmente stupita perché qualsiasi problema, qualsiasi dubbio è sempre stato chiarito senza alcun problema e sono molto disponibili. E nulla, oltretutto ho avuto anche la possibilità di fare due tirocini molto interessanti, uno in triennale e uno in magistrale, quello in triennale ad una scuola, ad un liceo, mentre quello in magistrale, grazie anche all'esperienza delle MCC, sono riuscita a farlo alla sede di iscrizione Screce a Berlino, 2 settimane, ed è stato veramente formativo. E nulla, quindi mi sento veramente di consigliare questo percorso di laurea magistrale. Molte grazie Chiara, molte grazie al professor De Nonno allora per le loro parole, per le loro presentazioni. Quindi andrei avanti e passerei al percorso, al nostro percorso magistrale LM39 in didattica dell'italiano come seconda lingua, di cui ci parlerà la professoressa Elisa Di Roberto. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti, non vedo bene, perfetto, grazie. Allora, io vorrei iniziare a parlarvi del corso di laurea magistrale 39 in didattica dell'italiano come lingua seconda, ripercorrendone brevemente, diciamo, le origini, le motivazioni. È un corso di laurea magistrale, diciamo, di recente istituzione, perché è stato istituito nel 2019 e poi a marzo siamo entrati in lockdown, in pandemia, quindi insomma sotto i migliori auspici, però in realtà ha avuto modo di crescere nel corso di questi tre anni, ed è nato proprio su uno stimolo, diciamo su una richiesta dei rappresentanti degli studenti che da una parte desideravano, diciamo, una maggiore specializzazione nelle materie linguistiche e dall'altra invece ponevano proprio l'esigenza di una figura, di un laureato magistrale specificamente preposto all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e come lingua straniera. Che cosa vuol dire come lingua seconda? Si tratta fondamentalmente di insegnamento a non nativi, cioè a persone che non hanno l'italiano come lingua materna, ma che lo studiano, che lo acquisiscono e lo apprendono come lingua seconda nel paese in cui l'italiano è lingua maggioritaria, cioè in Italia, come lingua straniera all'estero. Contestualmente il Ministero, poco prima del 2019, ha istituito una classe di concorso specifica, la 23, come potenziamento nelle scuole, appunto, come potenziamento linguistico, proprio perché dagli anni 90 in poi il contesto demografico è cambiato, le condizioni scolastiche sono cambiate, le classi, la fisionomia delle classi è cambiata. Qual è il contesto in cui si colloca il nostro corso di laurea magistrale? Un contesto in cui ci sono movimenti e progetti migratori di diverso tipo, individuali, collettivi, a breve e a lungo termine. In un contesto in cui sempre di più i paesi occidentali si trovano anche a dover accogliere temporaneamente e tempestivamente, in seguito ad emergenze, persone di altri paesi. Pensiamo che nella scuola a settembre, nella scuola italiana, in tutti i livelli e gli ordini si iscriveranno tantissimi ragazzi e bambini ucraini, e già vi dico che le scuole ci stanno contattando per far fronte, perché richiedono formazione rispetto a questa emergenza. Emergenze che sono, appunto, in questo caso è bellica, ma possono essere anche di altro tipo. C'è una crescita della mobilità per motivi lavorativi o di piacere. Nonostante la pandemia, siamo comunque tornati a viaggiare e ci è mancato viaggiare, ci è mancato spostarci, e poi c'è lo scambio di beni, prodotti e servizi su scala planetaria, cioè la globalizzazione chiaramente è anche globalizzazione di attività economiche. Quali sono i bisogni sociali, quindi, che in qualche modo troviamo, no? In seguito a questo a queste condizioni? Da una parte ci troviamo di fronte alla necessità di garantire la stessa qualità dell'istruzione per tutti. Don Milani diceva che appunto la lingua rende liberi, e oggi è ancora più vero. Bisogna favorire l'integrazione e l'accesso ai beni e ai servizi in territorio italiano anche a persone che appunto non hanno l'italiano come lingua materna, e che sono sempre di più. Bisogna garantire l'accesso alle diverse declinazioni della cultura italiana alle persone che vivono all'estero. Il nostro patrimonio più grande, è quello culturale, lo abbiamo sentito prima, quello letterario, naturalmente anche quello classico, e di questa questa c'è una fortissima domanda culturale di cui a volte non ci rendiamo neanche conto,
perché diciamo non si pone nel discorso pubblico abbastanza l'accento su queste esigenze. Occorre venire incontro alla richiesta di italiano di chi lavora con le aziende italiane. Ci sono contesti ai quali non pensiamo, ma ad esempio i paesi dei Balcani, dell'Europa orientale, paesi come l'Austria che sono comunque molto vicini all'Italia, dove come dire, sì, l'inglese è lingua veicolare, è lingua franca, ma quando come dire, i giochi si fanno duri, no? È poi l'italiano che viene chiesto e appunto moltissimi studenti, l'italiano in questi paesi viene anche insegnato a scuola. Bisogna poi diciamo disporre quindi di insegnamenti di lingua italiana diversificati soprattutto per ambito e profili. Banalmente i sacerdoti che si formano che provengono diciamo da vari paesi molto spesso vengono mandati in Italia per formarsi hanno bisogno costituiscono un profilo specifico, hanno bisogno di corsi di italiano lingua seconda o lingua straniera appunto specifici. Appunto Roma è anche come dire, no? L'Italia è anche comunque la sede, no? del Vaticano. Adesso diciamo vorrei parlare brevemente degli insegnamenti caratterizzanti, quindi del modo in cui abbiamo strutturato questo percorso per rispondere a queste esigenze. E nel primo anno troviamo diciamo soprattutto materie di tipo linguistico, quindi didattica dell'italiano, ma anche scienze cognitive del linguaggio, funzioni e patologie del linguaggio e della comunicazione, lingua straniera, appunto inglese e spagnolo a scelta, e poi altri insegnamenti a scelta fra letteratura greca, didattica del latino, storia della lingua latina, letteratura italiana e letteratura italiana contemporanea. Nel secondo anno abbiamo ancora il ritorno a linguistica diciamo generale, a didattica delle lingue moderne, quindi insomma vediamo che la base linguistica è molto forte, però anche diciamo discipline del gruppo di antropologia, di psicologia e di pedagogia. Tutte queste informazioni si possono diciamo desumere tranquillamente dalla guida, quindi non mi soffermo. Ci sono anche degli insegnamenti affini integrativi. Al primo anno, ad esempio, la storia, la didattica della geografia, la storia dell'Europa e del Mediterraneo, la public history. Nel secondo anno un esame a scelta di storia dell'arte e conclude diciamo il percorso un 6 CFU di tirocini, di laboratori, di attività altre. In che cosa consiste il tirocinio? Soprattutto nell'affiancamento nelle scuole, quindi proprio nell'integrare la formazione teorica disciplinare con una base diciamo di applicazione pratica. Enti in campo educativo, anche no profit, in campo artistico, anche no profit. Uno studente può anche decidere, ad esempio, di integrare la propria formazione glottodidattica e linguistica, culturale e letteraria con, ad esempio, un laboratorio di teatro, un laboratorio di musica. Quindi la trasversalità è qualcosa che viene appunto garantita. Inoltre altre attività rispondono a specifiche tematiche, ad esempio il prossimo anno abbiamo organizzato un'attività sul genere. Manca una slide. E volevo in realtà parlarvi quindi diciamo delle specificità di questo percorso, cioè dove effettivamente gli studenti possono andare a lavorare, no? Quali saranno le professioni alle quali formiamo. Ovviamente gli insegnanti nelle scuole, quindi per il potenziamento linguistico lo abbiamo già detto, la specificità del nostro laureato nella LM39 è che all'attenzione alla lingua coniuga un'attenzione diciamo per la cultura e per gli aspetti letterari, per gli aspetti artistici, storici.
quindi diciamo è qualcuno che in qualche modo non insegna appunto come si ordina una pizza, no? O banalmente non ha una visione della lingua italiana essenzialmente pratica, pragmatica, ma c'è diciamo una sostanza, una forte appunto conoscenza identitaria, delle dinamiche identitarie. Inoltre è anche qualcuno che può fare da mediazione, perché la sfida per il futuro sarà quella di adattare la scuola, le nostre discipline, i nostri programmi a persone che sono figlie di appunto culture diverse, quindi l'assetto multiculturale è molto importante. Un altro aspetto è ovviamente quello dell'inclusione. Io qui vorrei, vado molto di corsa perché poi vorrei far parlare appunto Alessandra di Cenzo, che si è appena laureata nella LM39. Però ecco, è bellissimo, no? Sentire l'italiano su bocche straniere, cioè sentirlo parlare con accenti diversi da persone di etnie diverse. Allora, se c'è questo, no? Se provate questo piacere nel sentire l'italiano veramente declinato in uno spazio che non è soltanto nazionale, ma è veramente interculturale, che è veramente più ampio, come in fondo è sempre stato, no? Se noi anche storicamente vediamo e studiamo la storia della lingua italiana, allora questo è il corso che fa per voi. Ovviamente non mi soffermo tanto sull'internazionalizzazione, perché va da sé quali sono le opportunità che offriamo, ovviamente l'Erasmus, ma anche la mobilità extra Unione Europea e molto importanti i tirocini post lauream, perché chiaramente per un laureato della LM39 già la sua lingua materna è come dire un piccolo bagaglio, no? Una piccola dote che può portare all'estero e l'importante è quella poi di poter avere un ulteriore ponte con il mondo del lavoro, che sono i tirocini, ad esempio nelle università straniere, presso i centri di cultura stranieri, dove appunto si possono anche poi a volte creare legami con le aziende. E io diciamo mi fermo qui, per tutto il resto, per i requisiti d'ingresso rimando alla guida, e invece vorrei far parlare la signora Di Cenzo. Salve, buongiorno, io sono Alessandra Di Cenzo e, come ha già detto la professoressa, mi sono laureata da poco, a marzo, in didattica dell'italiano come lingua seconda. Ho scelto questo corso di laurea dopo la triennale in lingue, sostanzialmente spinta proprio dall'amore verso la nostra lingua. È vero che al giorno d'oggi conoscere più lingue è fondamentale, perché comunque serve, è utile, ed è per questo che ho scelto lingue in triennale, però poi mi sono resa conto che in realtà anche approfondire soprattutto la nostra lingua, perché spesso pensiamo di saperla ma in realtà siamo ignoranti sotto tanti punti di vista, e poi divulgarla, diffonderla è altrettanto importante, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Questo è un corso di laurea che appunto come obiettivo ha quello di formare dei laureati magistrali preposti all'insegnamento della lingua italiana a parlanti non nativi. Però in realtà, oltre alla lingua italiana, come diceva la professoressa, punta anche su quella che è la cultura in generale, ma un po' oltre la lingua. Infatti, se comunque mi aspettavo di trovare molta linguistica all'interno di questo corso, infatti così è stato, ciò che mi ha stupito positivamente è stata invece l'offerta, che mira a sviluppare quelle competenze in campo politico, storico, artistico e culturale che insomma magari non avevo previsto all'interno di questo corso di laurea. Quando sì, la triennale sì, in Sapienza, quindi però non ho neanche potuto vivere proprio appieno questa università, perché praticamente ho svolto i 2 anni totalmente in DAD, quindi a distanza. Ho seguito le prime lezioni, ho sostenuto 2 esami in presenza e poi tutto a distanza. Fortunatamente la discussione della tesi invece sono riuscita a farla in presenza. Devo dire che temevo un po' la disorganizzazione dell'Ateneo, ma in generale, perché comunque la pandemia è qualcosa di inaspettato, quindi avevo paura, insomma, non potesse andare bene. In realtà sono rimasta molto soddisfatta, perché
ogni professore comunque si è adeguato, ha organizzato le lezioni nel modo che riteneva più opportuno, alcuni con delle video lezioni in diretta, che poi magari hanno anche registrato, e questo è stato molto utile per magari per studenti lavoratori, e questo è stato possibile solo grazie alla pandemia, altri magari con slide commentate, quindi molto utili a mio avviso, perché comunque erano chiare, esplicative, ma anche coinvolgenti, perché siamo riusciti comunque ad essere attivi nelle lezioni, non erano lezioni passive come appunto si poteva temere. Quindi devo dire che sotto questo aspetto sono abbastanza soddisfatta. Quando dico di aver studiato molta linguistica all'interno di questo corso, lo dico anche con una certa soddisfazione, nel senso che appunto molto spesso si ignora l'intero universo della lingua italiana. Per fare un piccolo esempio, vi parlo brevemente della mia tesi di laurea, che è stata totalmente rappresentativa di questo corso, l'ho pensata e progettata insieme alla professoressa De Roberto, e ho affrontato il tema della scissione sintattica all'interno della lingua italiana e anche di quella cinese, perché ho studiato il cinese, e quindi ho confrontato queste due lingue e poi ho progettato delle proposte didattiche proprio per la frase scissa per apprendenti sinofoni. E molto spesso, quando magari qualcuno mi chiedeva qual era l'argomento della mia tesi, restavano tutti un po' a bocca aperta, perché nessuno sapeva cosa fossero le frasi scisse, cosa si intendesse per scissione sintattica. Quindi anche qui mi sono resa conto di quanto ampia sia la lingua italiana e quanto sconosciuta purtroppo anche sia. Adesso sì, con la professoressa De Roberto abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad un convegno dove appunto presenteremo la mia tesi di laurea, quindi la ringrazio, perché comunque penso sia un'opportunità bellissima. Niente, io sento di consigliare sicuramente questo corso, spero anche con questa testimonianza un minimo di aver fatto capire quello che è il mio entusiasmo, qual è stata la mia soddisfazione al termine del mio percorso, insomma del mio lavoro, quindi spero soprattutto che non ci siano imprevisti quali una pandemia, perché l'università dovrebbe essere vissuta appieno, un'esperienza bellissima, quindi spero davvero che chi ha intenzione di iscriversi a questo corso riesca a viverla nella sua pienezza. E il tutorato? Qualcosa sul tutorato? Com'è il tutorato come te? Beh, devo dire anche questo, generale. Devo dire che è stato soddisfacente. Ad esempio... Abbiamo anche gli assegnisti tutorati, ecco. Devo dire che ad esempio però... quando a inizio corso dovevamo compilare il piano di studi, comunque c'è stato un momento in cui magari ci trovavamo in difficoltà io e i miei colleghi, e siamo stati aiutati dalla professoressa De Roberto, che era il nostro tutor, no? Che l'università ci aveva messo a disposizione, comunque ci ha consigliato, anche dandoci consigli in base a quello che poi effettivamente servirà in futuro, quindi non mettendo esami un po' così a casaccio, quindi niente, la ringrazio. Grazie. Grazie. Allora, ci stiamo muovendo verso l'ultima tappa della nostra presentazione di oggi, quindi lascio la parola per il corso di laurea LM64 in Religioni, Cultura e Storia, la professoressa Noce. Qui carico subito il PowerPoint. Niente, mi sbaglio sempre. Vuole già venire qua? Ora mi sposto. Bene, buongiorno a tutti e a tutte di nuovo, e così mi accingo a presentare l'ultimo corso di laurea di lettere, della magistrale di lettere. Si tratta di un percorso che è specificamente dedicato, come dice il titolo, al fenomeno storico-religioso, ed in particolare lo affronta, poi vedremo anche più nel dettaglio, sotto
diciamo, aspetti, secondo prospettive molto diverse. Il nostro corso si chiama Religioni, Culture e Storia e fa parte della LM64. Questo corso di laurea è un corso di laurea che ha una tradizione abbastanza lunga, anche a Roma 3 stessa, ma dagli inizi del 2000 più o meno che ha iniziato, ma poi naturalmente si è trasformato molto. Una premessa, spesso quando si parla di religioni le si associa a un certo modo di studiare le religioni e a studiarle probabilmente uno immagina subito ad associarle ad un insegnamento di tipo confessionale. È naturale che all'interno di un'università il nostro approccio è un approccio del tutto laico a confessionale ed è diciamo tenta di presentare il fenomeno storico religioso appunto a partire da metodologie diverse, molto diverse. Direi che ci sono molte affinità, diciamo per quanto riguarda perlomeno l'ispirazione poi del nostro percorso con il percorso appena presentato, perché le varie trasformazioni che ha subito il nostro corso di laurea in questi anni sono state soprattutto sollecitate proprio dai cambiamenti della società odierna, una società che è sempre più multiculturale, è sempre presenta sempre di più anche una pluralità religiosa e quindi questo aspetto è stato da noi particolarmente valorizzato. Allora andiamo alla comunicazione di quelle che sono appunto i requisiti di accesso. I requisiti di accesso sono gli stessi, ripeterò molto di quello che è già stato detto finora, le classi di laurea in beni culturali, in filosofia, in lettere ed in storia hanno bisogno, diciamo, per chi viene da questo percorso, generalmente non ha debiti, diciamo già di per sé ha quei 60 crediti in un numero abbastanza ampio di settori scientifico-disciplinari che comprendono materie storiche, geografiche, artistiche, letterarie e quindi generalmente da questi percorsi non c'è nessun tipo di problema. Poi naturalmente è possibile iscriversi anche provenendo da altri percorsi, abbiamo un certo bacino d'utenza di persone che provengono dalle facoltà diciamo teologiche, da scienze religiose, dal percorso magistrale e tutti gli esami non teologici, alcuni di questi esami possono essere loro riconosciuti. E allora per persone che provengono appunto da corsi di laurea diversi abbiamo diciamo una richiesta più ampia di 90 crediti, però è più ampio anche il ventaglio appunto dei settori scientifico-disciplinari che sono riconosciuti, tra i quali anche materie di carattere giuridico, antropologia naturalmente, psicologia e così e via. Naturalmente nella guida troverete delle indicazioni molto più precise. Allora, soprattutto il nostro approccio è un approccio storico, culturale, antropologico e sociale. L'obiettivo è quello di creare, diciamo, un laureato che abbia delle competenze prima di tutto storico-religiose, tali approfondite e tali che gli permettano diciamo, orientarsi in una maniera critica all'interno di una società che è caratterizzata da un pluralismo religioso. Questo lo si fa attraverso dei percorsi che sono dei percorsi caratterizzati da una certa flessibilità a seconda di quella che è la predisposizione dello studente, della studentessa, in cui ognuno potrà trovare appunto poi la propria via. Vedremo che le materie fondamentali, le materie cosiddette obbligatorie, non sono molte e poi è possibile costruirsi un proprio percorso proprio a seconda delle proprie inclinazioni. Un percorso che può essere, può virare più verso lo storico artistico, più verso
propriamente lo storico religioso, oppure anche verso l'antropologia e la sociologia. Allora, le materie, quindi le discipline, sono quelle storiche, accanto a quelle chiaramente storico-religiose, che poi vedremo nel dettaglio in un piano di studi, filosofiche, filologico-linguistiche, archeologiche, storico-artistiche, antropologiche, sociologiche, giuridiche. Devo subito dire che, per onestà, la caratterizzazione, diciamo, dal punto di vista dei docenti che sono qui presenti, non abbiamo una competenza su tutte le religioni. Chiaramente il focus è fondamentalmente sulle tre grandi religioni, sul cristianesimo, sull'islam e sul giudaismo, sul giudaismo e sull'islam. Però poi all'interno di alcuni percorsi è possibile, ad esempio nell'insegnamento di storia delle religioni, è possibile accostarsi anche ad altri universi religiosi. Allora, qui non so quanto si veda bene, ma c'è il nostro piano degli studi. Non vi tedierò entrando nel dettaglio, però semplicemente per dirvi che tra le materie caratterizzanti abbiamo le materie, quelle che sono materie propriamente storico-religiose, che sono rappresentate da storia delle religioni e da storia del cristianesimo. Poi abbiamo tutta una serie di discipline che sono delle discipline storiche, antropologiche, geografiche, e a questo vedete che c'è la possibilità di un'amplissima scelta, sia tra le materie, le discipline antropologiche, che quelle filosofiche, che quelle storiche propriamente, che vanno dall'antico al contemporaneo. Poi abbiamo la letteratura cristiana antica, l'ebraismo e l'Islam, che appunto potete vedere ebraico, con un insegnamento che è sia un insegnamento culturale, ma c'è la possibilità anche di imparare la lingua, di apprendere la lingua ebraica. E poi Islam, con un focus che è soprattutto sull'Islam contemporaneo, sui fenomeni, diciamo, moderni e contemporanei. Un'altra caratteristica, potremmo dire, del nostro corso di studi è quello di avere riservato, diciamo, una finestra piuttosto ampia agli insegnamenti a scelta dello studente, proprio per permettere una maggiore flessibilità al piano di studi, così che lo studente può lì inserire delle materie che non sono nemmeno comprese magari tra quelle a fine integrative, oppure magari nel caso di uno studente che sia interessato poi ad un accesso alle varie classi di insegnamento, alcune materie che possono servire poi per completare tutto questo. Abbiamo sia per quanto riguarda l'aspetto linguistico, anche noi abbiamo la B2 come in ingresso, e poi abbiamo un'ampia offerta che direi ho sentito i colleghi prima, ma caratterizza un po', direi, queste nostre lauree magistrali e un po' tutta Roma 3. C'è veramente un'ampia offerta tra i laboratori e i tirocini. Quest'anno, lo dico perché faccio parte anche della commissione stage tirocini, abbiamo cercato un po' di mettere ordine all'interno di questa vastissima proposta. E vi segnalo, per quanto riguarda la nostra laurea, il nostro corso di laurea, due forse elementi che sono particolarmente caratterizzanti. Un laboratorio che si chiama Metodi e strumenti per l'interpretazione del fatto religioso, dove diciamo partecipano, si analizza una tematica storico-religiosa proprio da punti di vista diversi. Lì ci sono colleghi, un po' tutti i colleghi del corso di laurea che vi prendono parte. E poi un tirocinio di nuovissima istituzione che consiste nel prendere parte alla redazione di ERE News, quindi un bollettino digitale che ha come suo focus, come suo interesse, l'insegnamento delle religioni in Europa. E quindi diciamo c'è una rassegna stampa, ci sono degli articoli ed è un tirocinio molto interessante per gli studenti, soprattutto di questo corso di laurea. Tra gli sbocchi professionali, direi che in alcuni casi sono molti degli sbocchi professionali che sono già stati
individuati prima con una caratteristica specifica, cioè naturalmente il laureato avrà delle competenze storico-religiose che potrà spendere in diversi ambiti professionali, negli ambiti naturalmente della ricerca, della comunicazione, specialmente ci sono anche tutta una serie di riviste specializzate in questioni storico-religiose, nella formazione. Noi pensiamo che tra l'altro una solida conoscenza dei fenomeni storico-religiosi, possa essere particolarmente importante per un insegnante, specialmente in un momento storico come questo, in cui le classi si stanno trasformando, in cui non abbiamo solo una pluralità culturale, ma abbiamo anche una pluralità religiosa. E quindi diciamo che ci sembra una preparazione assolutamente un tipo di competenza che può aiutare molto gli insegnanti oggi. E tra le varie classi di concorso che poi con l'integrazione dei settori scientifico-disciplinari necessari sono possibili, vediamo quindi quelle che vanno da 11 a 12 a 13 a 18, 19 a 21 a 22 e a 54. Quindi effettivamente questa flessibilità dei percorsi di studio può anche tradursi in accesso a più classi di concorso, a avere i requisiti per l'accesso a più classi di concorso. Vorrei spendere gli ultimi minuti per parlare del nostro percorso internazionale di doppio titolo. La nostra è una realtà, siamo molto più giovane da pochissimo che dall'anno scorso che si è formato questo percorso di doppio titolo. È anche più piccola rispetto al percorso, della laurea classica. Noi abbiamo al momento soltanto un partner, ma stiamo lavorando per ampliare la nostra rete, e questo partner è rappresentato dall'Università Leibniz di Hannover, quindi anche un centro culturalmente molto interessante, una città non troppo ampia, ma una città molto vivace e molto godibile dal punto di vista della vivibilità. La professoressa Fabiani ci ha già detto perché uno dovrebbe iscriversi ad un percorso di doppio titolo. Intanto per conseguire due titoli, uno valido in Italia e uno valido in questo caso, in questo specifico caso in Germania, l'opportunità di fare un soggiorno all'estero e di venire a contatto con docenti diversi, con metodologie diverse. Questa università è particolarmente interessante per quanto riguarda lo studio della contemporaneità. Loro si sono posti molto il problema di combinare l'aspetto teorico dello studio storico-religioso e quello della risoluzione concreta di problemi sociali, di problemi che in Germania, così come in Italia, sono ben presenti in seguito ai flussi migratori. C'è un forte interesse quindi alla migrazione, un forte interesse anche alla rappresentazione nei media delle religioni, come queste religioni sono rappresentate nei libri di testo, al cinema, quindi sul web. Forse diciamo che rispetto al nostro percorso formativo, per questo ci pare particolarmente complementare, c'è una maggiore attenzione alla contemporaneità e alla sociologia. Loro collaborano tantissimo con la facoltà di sociologia. Ancora il bando è aperto, quindi esorto chi fosse interessato a candidarsi dal 24 maggio fino al 24 giugno. A questo punto io lascerei la parola ad Agnese Di Vanna, certo, volevo proprio dire questo perché ci parli della sua esperienza. Grazie. Allora, salve a tutti, per me la LM64 è un secondo titolo, provengo da una laurea magistrale in filosofia ed essenzialmente quindi il mio taglio è prettamente filosofico. Ho scelto questo percorso guidata da
una convinzione che poi si è trasformata in una constatazione effettiva, ovvero sia l'idea di base che lo studio, che le religioni siano dei sistemi epistemici essenzialmente, dei sistemi di conoscenza con i quali noi entriamo in connessione con il mondo, con i quali noi ci formiamo conoscenze, modalità di azione, quindi essenzialmente le religioni ci parlano dell'umano e per me ovviamente, essendo un taglio prettamente filosofico, questo è stato l'aspetto principale. Ci parlano dell'umano e quindi a mio parere vanno a completare il complesso puzzle che è l'essere umano e sono un pezzo di puzzle enorme, complesso, che troppo spesso a mio parere viene messo da parte oppure ricondotto all'antichità e quindi non studiamo le religioni, teniamole da parte, non sono fenomeni che ci riguardano, in realtà appunto ci parlano di noi oggi, nel qui ed ora, della nostra contemporaneità e rispondono a molte domande, a molte problematiche attuali, quindi per me diciamo c'è stata questa forte spinta di conoscenza dell'umano e di cercare risposte all'umano attuale, non solo al suo percorso, quindi chiaramente il mio è solo un taglio, possono esserci diversi accenti, e tuttavia nonostante queste diverse impostazioni che si possono avere, a mio parere in ogni caso si ottiene appunto questa conoscenza, si ottiene questa immersione nell'umano, nel suo percorso che ci ha portato fino ad oggi, quindi non è solo, sì, dal punto di vista culturale, sociale, storico, ma anche allo stesso tempo dal punto di vista individuale, perché siamo immersi nella religione essenzialmente, in questo fenomeno prettamente appunto umano, quindi per me il consiglio che do a chi vuole seguire questo percorso è vedere questo percorso non come uno studio, come direbbe Nietzsche, lo studio della storia antiquaria sugli scaffali impolverati, no, è qualcosa di molto attivo, è qualcosa che ci riguarda quotidianamente. Questo volevo dire. Grazie mille, non so, anche forse ancora due parole sul tutorato, solo per sottolineare quanto è stato importante ancora il contributo degli assegnisti tutori, che vorrei ringraziare perché effettivamente ci hanno aiutato molto e, diciamo, nel contatto, nel facilitare la comunicazione tra i docenti e gli studenti.